Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Ci sembra un po' uno schiaffo alla dignità di Maria questa parola che ascoltiamo questa mattina, perché ascoltarlo, provandoci a mettere nei suoi panni, dire è come se Gesù disconoscesse sua madre, Gesù dicesse questa non è mia mamma. Se proviamo a metterci nei panni, a noi verrebbe voglia di tirargli un sonoro schiaffo a Gesù, molto educativo, forse. E questo eppure bisogna andare un pochettino in profondità per cogliere questa parola che oggi la liturgia ci fa cogliere. Perché il primo grande lavoro che Maria fa è stato proprio accogliere quel tipo di maternità nuovo, ma anche essere discepola. Perché all'interno del Vangelo, nel momento in cui Cristo entra nella nostra vita, cambia tutte le nostre relazioni, cambia la qualità delle nostre relazioni. Perché se noi ci pensiamo, nella nostra casa, anche fin da quando siamo piccoli, ci sono alcune cose che appartengono solo al nucleo familiare. Ci sono alcune cose che ognuno nelle nostre case tiene custodito, alcune piccole guadagne, alcune piccole cose, alcune cose che mi raccomando che non escano dalle mura di casa, perché è fondamentale magari anche custodirsi tra fratelli, tra sorelle, tra mamma, tra figli, è una cosa che è tra tutte le case, tra tutte le mura domestiche e si cerca anche magari di mantenere. E a volte anche le relazioni con le nostre famiglie sono quelle che sono a volte anche un po' più conflittuali. Però a volte sono quelle che ci sono quelle che aiutano. Quando anche un adolescente magari a volte non sa che cosa fare, di fatto anche cerca l'aiuto della mamma, del papà, a dire ma cosa devo fare? E senza uscire troppo anche a chiedere ad altre persone o con qualche persona che ci si aiuta. E infatti fa vedere Gesù che attraverso il Vangelo, nel momento in cui incomincia ad accogliere quella sua parola, con le persone che incontro, che non sono più degli sconosciuti, ma diventano dei fratelli, ecco che posso vivere la stessa qualità di relazione, la qualità di qualcuno che c'è. Infatti, fratello e sorella è colui che per me ha un legame di sangue, una vita che viene condivisa totalmente. Non è semplicemente un amico, un conoscente, un passeggero, qualcuno che vedo attraverso il banco di una chiesa, è qualcuno che con me sta condividendo le gioie, le sofferenze e i dolori. Ma anche quelle persone che accolgono il Vangelo come me, possono essere per me delle madri, possono essere per me dei padri. E a me viene in mente quelle persone che per me sono stati quei piccoli o grandi anche padri e madri della fede. Magari sono persone semplicissime e sono dentro nella nostra quotidianità. Il Vangelo ci pone questa sfida grande, cioè a far vedere che le nostre relazioni, in un tempo soprattutto il nostro, che è sempre più sfilacciato, più interconnesso, ma di fatto sempre più distanti, c'è la possibilità di vivere una qualità di relazioni bellissima, meravigliosa, che parte dal Vangelo, parte dal riconoscere che quella persona, esattamente come me, è amata da Dio e sta condividendo magari quella stessa fatica e anche quella stessa parola del Vangelo può attraversare lui. Diventa uno sguardo nuovo sulla nostra vita, diventa uno sguardo anche speranzoso, perché ci fa vedere che c'è una speranza e c'è un modo anche per essere in una relazione fraterna in maniera nuova, verso anche proprio una nuova umanità che possiamo anche mostrare attraverso le nostre comunità parrocchiali, quello che noi viviamo anche tutti i giorni. E allora anche ci mostra come anche la fatica di Maria, anche qua dentro, perché Maria non è stata semplicemente la mamma che un pochettino si custodisce Gesù, un po' quello che vuole un po' anche di mamma chioccia, che cerca un po' di custodire i suoi figli. Di fatto lei ha dovuto lottare anche mettersi tanto in discussione, perché quel suo figlio non era suo, ma come fanno esperienza tutte le mamme, e fa vedere che questo figlio inizia a far vedere che lei non poteva essere solamente la mamma, quella che mo un pochettino è un passo avanti, ma diventa anche discepola di Gesù. Allora è bello poter condividere insieme questa fatica di poter riconoscere dentro le nostre relazioni altri fratelli, sorelle, ma anche con la speranza che siamo attorniati da fratelli, sorelle, madri e padri nella nostra fede.